che è un po' più diverso. E che vuoi, ma che cazzo ti vuoi? Ci vuoi che ti rompi il coglione, che ne sto a fare con me? Prendo il maestro. Guarda che spacco l'obiettivo. No, no. Ma ci riprendi tutti stasera. Bene. Io col signore sempre vestito male, il mio amico. Michelone. Eh? È il vero, è il vero pescatore. Gino. Allora orangina di piani. Butta orangina a volontà, sì, tanto bere fa sempre bene. Lo consigliano tutti i dottori. Bene fa bene, ti gira una volta? No, è dispetto, no. La che groppo. E già che tu ci sei. E già che tu ci. Che ci dai per me? No, no. Dispettoso, bene. Ci fa bene. Ci fa bene, bella. Ah, se poi dopo. Esco dalla doccia e su doccia. Ma mi ci ha fatto te. Cosa è successo? No, ma lo sai che di tanto su che. Ma io mi fai sta colpa te. No, 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 caldo. Non voglio riprese, sto salendo, la galla che si insara che. Ah no, se che vi riprendo a posto voi. Insomma, ti dicevo. Ma sono riuscito a prendere una galla, perché ieri te, eravamo lì. L'hai fatto neanche al cane. No, si è parlato. Poi c'è tutto in bua. E come questo te? Cosa fai, maschio? E c'era il figliolo di Sandra che è un cretino, non capisce? Le battute, l'hanno subito messo. Facciamo di via nella porta. È uomo di chiesa, voleva capire, da buon avvocato, ma siamo sicuri che sia. Sì, no, mi ha spiegato tutto. Alberto, questo è un caso di mondi parlare. Dice perché le. I possibili mondi sono infiniti, no? Sono infiniti. Sono tutti uno accavallato all'altro. Accavallato? Insomma, io lo dico in maniera povera, lo dico. Lo stesso, per esempio, lui, se lui decideva di non andare in quel posto lì, non gli levavano la patente. Esatto. Se non gli levavano la patente, capace prendeva l'automobile, andava a rottaiolo, passava un tiro e ci si schiantava. È una frazione di secondo. Allora il coso, il saggio cinese, non è un male che sta con la patente. Perché in questo mese che saresti morto sicuramente è una tragedia così. Lo sai che c'è? Davvero, lo so. È così. È il fato, è il fato. Ha visto, guardami Mike. Da noi a chi? Sì. Dove? Dove? Pure venivo. Domani mattina alle 6 no, feci una scusa sulla di senso. Oggi. Passa da me 20 alle 6. Da lui allora. No, da no, avevi venuto a prendere. Da 10 alle 6 ci si fa. Rove c'è il posto. Che te vai che con. Sì, ma corso col motorino. Sì, come sbatte. Oh, mangialo. La valletta è bella. La valletta. Girati a modino. Girati stronzo. No, ma voglio vedere la scritta, maledetto. Davanti. Surf Rock Away. Io vi Surf Rock Away, biscottino o a caca? O a caca, il biscottino. Piacere. Piacere, Gino. Spende quello delle 7. Finalmente ho conosciuto una leggenda. Boh, è una leggenda. È pescatore. Ci ha detto tutto, Vale. Sì. Oh, quel giorno andava più vino. Non ci si veniva giù. Andava al manione. Io guarda, se vengo io ce lo faccio andare giù, però devi scommettere, vai. E che se bravo, insomma alla fine vado lì. Ecco il dato della francese, il buffone. Lui guardò, ah ma che cosa che? Beh, ma con i fondi. Date dalla francese. Oh, nel momento in maggio andò giù, mi chiedetti l'orata. Ma non ce la trovava. Poi presi l'orata, quando presi l'orata ne vede almeno senza vita. Dice, dice, lo sai perché non me l'hai detto? Perché vuoi figliare tutto l'orario qui? Sì, scemo. Te l'avevo insegnato io, che te non ci arrivavi. Lui staccava, faceva il panino ripieno, poi ha visto, sbilanciava. Gli pigliava la botta e datelo giù alla francese e non ci andava. Ma a me il volti me lo insegnò questo sistema di. Cioè, lui mi disse, te puoi staccarlo, è sempre francesizzato, ma il vero francese
Giovanni scava così. E si pila, noi si pila il traghetto delle 6:30 e una volta il suo babbo si è insegnato a pilare anche lo me lo raccontò, abbiamo fatto i biglietti dopo partire con Marco stasera, poi lui ha trovato il freno, schifo per noi, mi raccomando, ha telefonato alla sua vicino, però lui si chiamava Beauty, lui l'americano era grande, no, ora basta, ora basta, che filo l'ultima volta non può essere esibito, l'ultima volta non racconto, vedi a quale stato, quattro americani, a quale stato, questi quattro americani poi si riposano a due e te di che stato sono? Di voi questi americani di male te lo chiede ma più di meglio di noi l'americano oraculorum doma petenda mes lego lego quale stato? Petenda senti sulla ma lui ragionava bene con tutti con l'irlandese di chi è il telefonino? Mio. Grazie, anche un discorso. Leggilo te a... Ma sei scemo, levatemi di uno. Ci penso io a levarmi. Quando è pericoloso, perché? Perché se te lo levi da solo, rimani chiuso dentro e ci muoio. E qui c'è nessuno che ti dà una mano. Andate, vi preoccupate, ci penso io. Sono tornati alle 2. Le 2 del pomeriggio, dalle 9 di mattina. Ero lesso, caldo, acqua, che mi buttavo l'acqua fredda, sai dentro sì. La cuta per la fredda, me l'hanno tagliato al coltello, boia, perché ero lesso solo, devo portarmi via la ciccia di dosso, e queste cose lì ci hanno fatto una lapide in caprano, adesso me nel culo. Ma quella di Antonio, però bella, ti ha buttato di sotto, la cuccia te la compra, cioè avevi, ti aveva... Ma quello che chi parla te le ama la tessatura boom la tiro per ti apre bocca te le ama già raccontato ah già raccontato e va via ti assenti capra quanto sarà il mio ripetimento cosa si finisce dal 1976 sì quella più grossa è 2 no il mio da quando sei 1950 io aprì nel però primo maggio quanto ti sembrava Gino bella quella del fratello Florenza quella di Mestanna sì. E lui da quant'è lì? Venne un palamitore lì e lui li avrà presi i pesci io zitto buono bene io dice Gino ho saputo chi ha preso il bello io sì. Va a guardare e poi si rivolge a me e mi fa secondo te quanto è questo là? Paolo, questa lì passa 3 kg. Mi guarda e fa. Passa, 3 kg e 150 grammi. Hai capito Antonio? Non è mia pagina, ma te è un filo. Già trovo il partito. Una nave. Diede la colpa a me, dice se era tua l'avevi presa. Era mia. Di chi era? Perché no? Perché quest'uomo qui era. Ma sempre Gao. No, questo era un mio amico. Lui veniva e mi diceva questo. L'orata che è mia è tua. Salutami, dalla buonanotte. Ettore! Ciao Ettore! Buonanotte! Ettore! Hai capito? L'ora che tu è mia. Bravo, sì. Ciao a parecchia. Aspetta, Ettore, ti mando andare via, Ettore. 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 Un bacino allo zio Matto. Allo zio Matto. Allo zio Checche. Ma è orribile, no? Poi un giorno mi fece la spesa. Come è vista mai? Sì, no, come mai? No. Paolo venne. Si svolto opposto. E mamma no. Questi pesci li fanno. Ma io ci rimasi male, così.
ieri mattina a luna. Non mangi a pesce. Ieri li mangi. C'è la distamania come era posto a posto. Ci pigliò la roba. Non mangiare. No, no. No, ma infatti questa, io l'avevo capita la distamania. No. Infatti quando pensavo di trovare la scorposa. Ieri alle 3. Allora lui. Di arrivati, a distanza di un mese venne. Questi pesci sono fa fare un altro, io sono chiedo scusa per quell'altra volta. Infatti che mi è successo questo? Maestro. Posizione centrale, ottimo maestro. Insegnamento prezzo. Buono, ciao. Ecco perché ci siamo. Uomini come lui, quanti zappa. No, di forza. Dopo la domanda, violenta non si chiama concessionario con sbaglio. Il bode. Il momento, dovrebbe essere. Il momento. Un'altra cosa, c'è il gay pride. Dopo c'è la negozio. Ma noi non affrontiamo. Ci tocca tutti. Io Andrea ti posso augurare solo una cosa. Sì, che poi noi. Matto. Mezza giornata. Mondiale dorata Gino. Lascia questi via. Chi ha preso la cernia? La cerna si che culo rotto. Cosa ti sembrava vicino alla cerna? Un tordo. Oh, però se le cerne lì vai fuori la maschera, secondo me il fucile. Oh, ma due se ne prendene due, sì, del solito punto, due. Due, una, se pescava a un metro dall'uno all'altra, se lì accanto. Dottore, scuderai. Fa lui. Ma piglio io, mi porta via il filo di mano. Non li via e finiva più. Meno male? Meno male un cielo. Se c'eri, era una tragedia. Si soffre. Questo va bene per noi lì. Cosa c'è? Io sono libero. Cioè lui l'ha vista una a 90 gradi. L'ha vista subito. C'è cioè una ti ha fatto, c'aveva un semiferizoma, si è messa a beva per accattare la cosa a 90. Fatto, l'ho fatto Cino, mi sento male, lo dico. Ti viene grazie lì. O perché quella a chioma invece senza reggiseno Cino sì? Ma vero che a chioma dopo. Prima a chioma, poi dopo la giù. Quelle sono no orate, super orate. Sono i 3 kg quelle lì. Quelle sono dietro. No, cosa hanno detto? Che cozze. Devo dire, sai. No, te gli hai detto, sono da, no, ma un napoletano gli fece che cozze, dice, napoletano, no. Americano. Sono napoletano a me. Le cozze, Ciro, te l'hai detto, no. Questo è il drago. Questo è provato. Verbo, messo da lì. Pronto? Ciao. Andrea, levami quel cazzo di telecamera di merda. No, dicevo Andrea che c'avevo mi prendeva qua la telecamera. E poi lo giro. No, 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 ti chiamo io, aspetta, ti chiamo io. Che sta di fuori? Già mi accendo. Si complimentano. Si complimentano. Non prendete il segno è già. No, mischiato amo come mangio bene a casa mia. Come mangio bene a casa mia. Li fanno loro questi biglietti, Gino. Devono essere pezzi unici. Con scritto oggi morto. Non devono circolare come gli altri. Quindi no, allora distribuisco io. Allora, Francia. E poi vi mettete immobili sul letto. Sì? Buono? Di dov'è? Di lì? Di Scenaia. Nuvola. Buono il Castellanzio. No, troppo difficile. I bigliettini sono lì. Io ho avuto l'onore di confessarmi da lui. Perché? Marcel Febvre. Allora come sto bene? Allora come mangio bene a casa mia? Marcel Febvre. Ha conosciuto lui. E Michelle Grant? No, Marcel Febvre.
Michel Legrand, però lo sai chi è. Tu sei di destra. Io? No, via la politica stasera no, eh. No, sarebbe io sono dalla parte della ragione. La ragione è scritto che la lì. Mettetela. Il Vaticano ora. Smettete. È quella con la signora anziana. Sì. È scritto. Sì, adesso riprende un po' io, via, riprendiamo. No, c'è la telecamera per noi. Questa è il top. Grazie. Dove ce l'ho male? Che fra finitela quasi la setta. Siamo di pian pesce, settimana. Esatto. Esatto. Però non può essere il massimo. Ma poi è buono per anch'io. Ho mille femmini, ci capisco più una sera. Hai già buono ora. Sì. Andiamo a voi. Sento di Valerio. Qui vola vola, sai i granchini belli? Sì, vola vola. E vola vola. Ma detto, vedi, sono buoni. A quelli li fai al calambrio. Al calambrio. Se no li fai lì alla spiaggina. Al nuovo, alla spiaggina, sì. Cali. Armata fino adesso, meglio i pantaloni occhi del culo che il culo del culo. Che biglietti! Sono fenomenali. Sono la legge mischiata, ho fatto vedere. Mettetela, è troppo. La maggior parte delle disgrazie dell'umanità avvengano perché la gente non se ne sta. Pascal. Sodalizio. Mischiato. No, muschiato. Questo vi è bello. Chi c'ho nel cuore, ma chi vo nel cuore. Dalla capitano ve lo leggi, no? Treves. Treves. Sulle orate. Olio sulla tela. Tiratura limitata per collezionisti. Questo è il nostro partito, Gino. Sì. Guarda, ti si fa allora. Se vuoi aderire a questo partito. È un partito storico. No, del sodalizio muschiato. Fa parlare a Gino. Il partito dell'egoismo. Sai qual è il nostro motto? Ti sciò nel cuore. Ma ti vuoi nel culo. Capito? Dateli a noi e ce ne saranno per tutti. Il partito che non si vergogna di se stesso. Partito dell'egoismo. Stai anche tu dalla parte di chi pensa solo all'animaccia sua. Intomo alla tua foto sopra questa e scrivi il tuo nome nello spazio. Sostanza. Sono un bello egoista. Gino, propaganda iscriviti. Del partito egoista. Gino, iscriviti, Gino. Propaganda? Però a me quando mi vedono prendere l'orario, mi fanno sempre, ma le prendi sempre te. E io sai cosa gli rispondo? Il gioco lo conosci. Infatti questo è come avete visto un bel propedeutica questa. Devo dammene una prima questa. Allora devo distribuire solo io. No, non ce l'ho. Vabbè, fa peggio fortunato. Giuro. Guarda questa vedi checche, Gino. No, aspetta. Guarda un po'. C'è checche. No, silenzio, qua. Aspetta un po'. Pare impossibile, ma in famiglia ce n'è una. E gira, guardate, ce n'è. Pare impossibile. Lo so. Pochi fortunati. Hai visto come fanno oggi? Si sposano dopo due giorni e si separano. Il peggio poi. È per, i per i figlioli. È luogo comune, Gino. I dottori sono tutti bravi. Quando ci indovinino. Oggi come oggi nemmeno con la laurea fai più nulla. Figuriamoci col diploma. Ci sono dei laureati che fanno gli spazzini, ma quello si sa. È la verità. È la verità. È la verità.
c'è chi è dottore e fa il manovale ora, al muratore. Senti, legge, legge. A me mi garbano quei film dove c'è una trama. In macchina la gente non porta rispetto a nessuno. Questo non si rischia. I compleanni dopo Lianta sarebbe il caso di non festeggiarli più. Eh sì, dopo Lianta bisogna stare buoni. Leva l'olio e dacci il piatto. Senti? Hai avuto una piccola trombosi, ora sta bene. Ma quello è stato un cappello dall'altro. Non è vero, si dice? Non è vero? Gino la conosce a tutti i detti. Te lo dici. È un campanello d'allarme. Dice, se vuoi vivere alla moda, mangia pane e gorgonzola. Osino, però... Stadio, che stadio è? Che stadio è, Stefano? Alla moda, mangia pane. Non rima. Non fa rima. È assonante. È assonante. È allora diciamo alla rovescia. Se vuoi vivere alla moda, mangia pane e salamoia. La più bella è Gorgonzola. Ho avuto una piccola trombosi, sta bene, ma quello è un campanello. Qui ce l'abbiamo arrivato. Il telefonino è una grande comodità, ma andrebbe usato solo per le telefonate urgenti. È vero, anche questo è vero, si dice. Sono entrati i ladri in casa e gli hanno portato via tutto l'oro. Ah, ma quella è gente che li conosce ed è qui. Allora ti posso dire alla misurella 25 milioni d'oro. Capito? Ma la conoscevano di sicuro. La conoscevano, c'era anche la... come si dice? La chiusura... come si dice? Blindata. E il mio povero cugnato questi 25 milioni poi ne ha dovuti rifare la misurella. Possa morire. Se vuoi morire lascio una cosa del genere. Se stasera muoio lascio una cosa del genere da posteri. Zingari. Zingari. Ma è lì che non lo sa, perché si fidano lì, si vedono fare tutti i modi, i movimenti, qua e là. Ma avanti Gino, andiamo avanti, io ti posso fare una trama. Qui si parla di un telefilm di 30 anni fa che avrò visto, tenerlo in mente, era un telefilm, era intitolato Gli Invasori, però in americano The Invader. The Invader. È vero. The Invader. Allora iniziamo. Non so se l'ha visto. Invasori The Invader. Invader. E inizia a fa Gli Invasori. Extraterrestri provenienti da un pianeta morente. Loro destinazione la Terra. Loro scopo impadronirsi del mondo. David e Vincent li ha visti. Tutto cominciò in una campagna solitaria, cercando una strada che non trovò mai. Era troppo stanco per proseguire il suo viaggio. Ora lui sa che gli invasori sono sulla terra e dovrà convincere il mondo incredulo che l'incubo è già cominciato. Trent'anni fa. Allora il mio fratello si arrabbiava perché voleva vedere il telegiornale. Alla fine cominciò a vedere anche lui, non guardava più il telegiornale, guardava a casa. The Invaders. Me lo ricordo anche io. È famoso, non mi ricordo dove si inizia, ma è famoso. La donna che vide che. E dietro gira ce l'hai del light. Questa avete tutte di checche. Ho puntato 6.000 lire all'otto. Tanto siamo i medesimi poveri. È vero? Eh. È vero, no? No, è verissimo. Osservando dei piccioni in Piazza Grande,
lo vedi cos'è la natura, volano, volano e non si incocciano. Del resto bisognerebbe votare l'uomo, non è il simbolo, non il simbolo. Non il simbolo. È vero, se te c'è una persona netta, comunista, fascista, andrebbe votato. Sì, quello sì, sì. Guarda quanta gente a giro e poi dicano che c'è miseria. E anche questa è verità. Piangiano miseria, miseria, ma qua tutti in vacanza ci vanno. In vacanza ci vanno sempre. Tutti l'anno. La crisi. Questa è la gli attori. Anche lei incomincia ad avere i suoi annetti. Oh, il tempo passa mia solo per noi. Oh, il telefono. Ricevendo una telefonata a Parigi, come ti sento bene, mi pare dietro l'angolo. La morte. Quanti anni aveva? Un'ottantina. L'età c'era. Bellissimo, bravo, grazie. Bellissimo. Bellissimo, grazie Cigo. Sì. Ah, quello è Mortimer. Gian Maria Volucci, per qualche dollaro in più. Per qualche dollaro in più, sono la musica che arriva. Madonna merda. È vero. E lui li fa. Sta per sparare invece suona quell'altro carion. E allora lui li fa. Ora quando finisce la musica. Che indio il gioco lo conosco. Ma tu senti se ne ricordi? Quel pezzo di film che si è andato a 30 anni. Ma senti quanti se ne ricordi? Che film, eh? Che film, sì. Me ne ricordo anch'io. Che indio il gioco lo conosco. Com'è? Il buono, il brutto e il cattivo. Quando gli dice... Dice, ma ora bisogna aumentare la quota, perché io ogni volta ti sparo e ti salvo la vita. Dice, allora il 60% a me, il 40% per te. E lui fa, dice, no, ma va via bene. Dice, che ingrato che sei per tutte le volte che ti ho salvato la vita. Guarda questo vicino. Quanti ce n'è? Questo è un teleromaggio, ma. No, ma dai! Farsi mangiare il cazzo dalle. No, farsi mangiare il cazzo dalle mosche. Colorito paradosso che indica le condizioni di chi giunge. Nell'indolenza a tal punto di permettere che gli insetti si cibino delle sue parti genitali. Si racconta che il martire protocristiano Cremino da passeggio sia stato sottoposto nell'otto cosa dopo Cristo. DC dopo Cristo. Dopo Cristo. DC, è partito. Un'immonda tortura da parte degli scherani di re. Come cazzo? Usucapione. Un'India che gli si applicarono. Come Ale col mio garage, preso capione. Pressioni sulle glande. Un bicchierino di ponce, ma il gioco non lo conosci, il caffè viene dalla merda. Cucina di seconda fila. Si risolve a lui incitando all'apostasia gridandoli a Biura stronzolo. Sì, a stronzo. Non ti far mangiare il cazzo dalle mosche. Non ti far mangiare il cazzo dalle mosche. CFR cosa vuol dire? Confronta, vuol dire. Confronta il libro. Confronta padre Sparamaceto. Sì. Merendero. Vita a martirio. Il martirio. Del martirio, sì, è vero. Del vento Cremino da partire. Che da passeggio
potranno dalla Sambuca? Sì, 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 sì. Patrono della sala di cosa? Sì, sì, sì. Patrono della Sambuca con la mosca. La mosca. Guastalla 1934. Andavo presto presto al Molosini e ci trovavo Sergio Tantardini. Andavi presto presto alla vegliaia e ci trovavi la bella Maike Soraya. Bravo, bravo, bravo. No, ci vedi quelli detti che sono. Andavo ai Morosini in solitario e ci trovavo il mio amico Luratai. Oh Mario, oh Mario. Ma Mario ha dimostrato di essere un falso. Mario è vero. È un amico. Concorrente, geloso? No, non è concorrente. Pensi, cioè, su 10 orari. Che state temiche? Sono temiche. Mario, io sono il fulmine. Fa vedere perché mi tocca bagnarmi uguale. E me ne andai al voluto. Passa un mese. Lui passava. Lui veniva alle 9:30, io me ne andavo via. Perché mi fa da lontano il faccio? No, hai perso di guadagnare. E io gli facevo canta canta Mario, un bel giorno viene lì e mi fa: io ti credo sinceramente, da quando mi hai mollato quante orate ha preso? Quante ha preso? E lui ci crede, una ce la vuole. C'ho la morale della favola Stefano e viene di là da me a pescare. Allora, lo strozzo, sono scelte che sì. 52. No, 50 pesci. Vabbè, però è da quando ho 5 anni studio. E ci credeva, no, ci credeva. È una rivalità. No, non era rivalità. No, non era rivalità. Perché è un bravissimo ragazzo. Rivalità buona. Però lui mi ha detto: io ti voglio bene come un fratello, ma non l'ha dimostrato. No, ora. Sai cosa ti ha fatto? Che serata, Andrea, che serata con David Gentile. Che sono pronti, andiamo via, andiamo via, Andrea, andiamo via. Te sai cosa gli devi dare? Quell'altro bigliettino che dice non ti mando in culo perché sono un signore. Tanto... Ce l'abbiamo? Ce l'ha? Non è arrivato. Capito? Chi ti dà quel bigliettino come ha fatto il tuo amico? Sì, dice sì, siamo fratelli, ma ti voglio nel culo. Cioè te hai detto bene, ti ho nel cuore ma ti vo di pompa. A quelli devi rispondere quel bigliettino che c'è scritto. Guarda, non ti mando un culo perché sono un signore. E vinci. Stefano, scusa se ti interrompo. Questa è una cosa, ma ci credeva anche lui. Dall'Olanda. Dice, però ci vuole 50 milioni. Eh? Sì, ma l'uomo le fa ma no. Che stadio è Stefano? Questo è uno stadio, eh? È un secondo atipico. È un secondo livello atipico. Atipico. Cioè, perché devi capire, Gino, che c'ha? Le risate, no? Primo livello, secondo livello, terzo livello e quarto livello. Quarto livello è quasi da infarto. E poi c'è il quarto livello tacchino, che c'è stato solo quest'anno. Terzo livello, ignorante! No, il quarto livello tacchino alla scienza da Licio. No, quarto è da infarto. Quarto si muore. Ma che può muore la scienza da Licio? Era piegato così. Il maestro di vita. Il maestro di vita è un personaggio meraviglioso. Ma chi è il maestro di vita è un personaggio che voi non avete avuto l'onore di conoscere, ma noi sì. È vero? È vero. Come ti sei messa di Abba Fabrizio? È un personaggio di una cosa detto cultura... Cosa disse per la lì? Scusa, Gino? Sì? Cosa disse per la lì? La battuta finale. Ah, il gioco lo conosci. Il gioco lo conosci. Geometra e maestro. Però io farei un bigliettino con lui. È lui il maestro di geometra. Ma se vuoi essere... Per, dice, guarda, io non ho mai guardato i miei film lì, che le film mi fanno vedere su Rai 2. Lunedì, martedì, mercoledì, sabato è 6. E il 6 è nel centro.
allora il mio nipote faceva l'orario. Io non me ne perdo uno di sabato. Come zero, come oggi, ci lo siamo detto oggi. Che giorno è oggi? Giovedì. È la sillaba. Sai perché? Oggi è giovedì. E mi fa, sai perché? È la sillaba. Perché è giovedì G. Ti lascio 29 anni di vita. C'ho solo 29 anni. Peccato che sia Antonio, Gino. Antonio racconta delle storie. Noi siamo in grazie, Antonio. Hai visto di vedere il sub, ma ce n'ha dell'altre. Invece me la porta che mi disse a Moresini che tipo perdesti la palestra, che ti toccava lancia a mano. Anche lì feriti certi che perdesti l'orata. Curiosità però di provare. Mi disse se vuoi essere alla moda mangia pane e gorgonzola. Quasi assurdo. Capra salamico Gino, bello. L'uomo cucina. Ma forse il nipote. Ti quanti anni hai? Io ho 21. Gino, non vai bene? Lui? Sì, veramente qualche cosa. Ah, ti raccomando. Tu, ah. Ma se non sei detto di più? No, io sono più serelle dell'88, come fai? Due serelle non pensare mai. Lui, sono gemello. Gino, lui, Gino. Aspetta. No, ma partecipa a comizi della Lega. Dormi quanto ti pare, metti la sveglia presto, ma andare a sciare. Ma poi, svegliandoti, ti rendi conto che è luglio, che se continui ad andare a letto gonfio, va a finire un cespuglio. Il pranzo come colazione, se ti svegli tardi. Mi mai indecisa se da Mirello o il metadone. Valerio! Zitto! No, è bello. Zitto! Via verso il Romito, guarda per il popò di Ulo, mi leverei un dito. Saranno abbagli o miraggi? Di sicuro sono oltraggi. Importa una sega a loro, se Ponti Tuffi c'ha le palle mentore. C'è tanta afa e tanta miseria. Sai Moro, devi aver scoperto la meria. Euro uguale neuro, si può andare di fuori di cervello. Fra cui non ti può più permettere, nemmeno un budello. Una bella fetta d'anguria, precisamente a Calafulla. Il butta fuori che ti sta a guardare. 5 euro se vuoi entrare a ballare. No, no, ritengo io sto qui fuori a ragionare. Se no te ne do 10, c'è un preappuccia, cazzo e pia tu mano. Sarebbero da dire queste cose. Devi dire che poi a letto per dormire fa le pose. Che ti ha rotto di botte, sai? Sai, ti ha preso a borsata una vecchia in fronte. Sì, che però ha vinto 8 volte il gioco del ponte. Come ti muovi spendi, frappuino c'è le tasse sulla mente, disoccupati dobbiamo lavorare, e basterebbe aiutare a sparecchiare. Porti le domande all'azienda, ci scrivono le misure per montare le tende. Cercasi manovalanza, prima di far ciuo, vuoi guidare gratis l'ambulanza. In provincia volantinaggio, e fa le scale Roberto Baggio. Inutile brontolà, se come me non sa voglia di lavorare. Meglio essere vagabondi, ma sinceri, che muggini merdosi dell'antina del mio. Bravo, bravo. Sono portato a sedia. Al posto mio, Andrea. Se volevi capire che l'avevi scoperto, il Moresì. Il Moresì. E mi fratello invece di chiamarlo lo spazzino, lo chiama lo spazzolino. E più anni fa, Gino è la tua Anna. E come ripeti? No, no, ma non mi tocco io, ma mi devi dire quando non è la mia. Hai capito Stefano? Gino è forte. Ti anni la quest'anno è la tua annata. È la tua annata, e allora io gli rispondo.
mi devi dire quando non è la mia. Io sono come il vino, più invecchia è più buono. Senti un po' nota. È più meglio, no? La superstizione. Livorno meglio. A lui interessa sta faccenda. Sì. Superstizione. Uno ti dice buon appetito. E io gli dico buon appetito. Non mi interessa anche se mi dice buon appetito. Ah, non c'è superstizione. Non c'è superstizione. No. Per me. Però buon appetito. Invece nell'ambiente. C'è superstizione. Nell'ambiente c'è, cioè quegli altri hanno, sono. Sono superstiziosi, stanno attenti a tutte le cose, dove sono andati, cosa hanno toccato, cosa hanno sempre. A un giorno uno mi disse buona pesca, desinolata ad un chilo e mezzo. Meno male ti disse buona pesca. Non è mai ridito mai. Sai, una volta che io ti ho detto buona pesca, ma questo mi rimane nella storia. Questo mi rimane nella storia. Giro si la storia in mano. Lascialo che lo dica all'oracolo. Ho la storia in mano. L'oracolo ti due minuti di riprese, due minuti di storia. Sei molto naif, ragazzi. Sì. No, ce n'è una e via. Allora Stefano, io un giorno passo dallo scalo Morosini, ti vedo un verso. Nel frattempo passa un signore con una bambina. Allora fo a questo qui, guarda, sarà meglio che tu ti rivesti, perché sta passando, che io faccio cosa mi pare. Va bene, e fai cosa mi fai? Presi il dattico con la fionda, con ti uccido, fai cosa ti pare. Ferma, presi il dattero con la fionda. Con la fionda. No, ferma, attenta. Non scrivite per favore. Presi il dattero. No, sto scrivendo, fai faccio. Stefano! Prima te. Non è che c'è una bella calligrafia. Presi il dattero. Ma nemmeno dottori, Gino, c'hanno una bella calligrafia. Con la fionda. O ti vesti. O ti uccido. Col dattero. Domani non andavi a caccia. No, sei incredibile. No. Sei. Che col dattero fai tutto, fai. Col dattero. E fa male il dattero. Fa male il dattero. Ma io ho tirato a lui il dattero, la fionda. Il dattero, il dattero. Ma mancicciate, Gino. Me la firmi. L'ha detta te e me la firmi. La porto in tribunale. Gino. Sì. Ricordati che Gino a 20 metri ti prende un occhio, col dattero. Vai. Gino. A bombardare a quando la porta. Cioè anche non aprite quel cancello. Allora poi a un giorno non io visto. Mi quale? Sì, non aprite quel cancello, mi sale al cinturato in bette e aveva paura. Strappava l'occhio e strappava le porte, non c'era la paura. Cominciai a fare 15 anni, 16 anni. E a mio fratello non sente che se si brumeggia si piglia. Chi fa la pesca col dattero, chi non brumeggia, non ha senso. Con l'altro venivano, portavano un chilo di altri. Dice, perché un cenè? Lo so. E il cenè no. Quanto se tempo prima l'ha brumeggiato? Io, il discorso è ma ci vuole la semenza. Ci vuole la semenza. Ti racconto questo episodio. Sulla punta ti erano massacrati, canne di lì, canne di là. E alla fine ci siamo